cazzo è quella roba lì? Ma? Ma i pesci mi mangiano adesso, cioè è finita così? Oh! Ora respiro sott'acqua. Figata. Però la super velocità di quella là non ce l'ho, eh. Raga, che razza di posto è questo? Cos'è quello? È una persona, ok. Ah, ma è intappato quello lì. Ok. Ma quello lì è vivo, eh. Oh, Madonna mia santissima. Madonna, sei inquietante sto posto. Ah no, pensavo fosse un punto di ossigeno, non che mi serva, però ho dato una testata, dato che mamma mia. Va bene. Non posso salire, ok, quindi devo scendere. Orco cazzo. Ah merda, devo attaccarmi là. Era la strada giusta? Però secondo me là sotto c'è ancora qualcosa. Fate un po'. Fammi un attimo vedere se qua si va avanti. In un qualche modo. Qua si va avanti. Saper respirare sott'acqua adesso è molto utile. Oh! Io stavo cercando quelle.
Però da sopra la raggiungo. Questa qua è una strada di ritorno, diciamo. Ok, però di qua si va avanti. Se io torno indietro, c'è qualcosa? Secondo me c'è qualcosa. Perché io... sono quasi alla fine. Voglio vedere un po' se c'è qualcosa di là. Non ci arrivo quindi. Vabbè, io devo andare a pisciare, raga. Arrivo subito. Fanculo. Sta cazzo di gamba. Me ne stessi a casa come tutti i comuni mortali, direi vabbè, sono a casa, faccio le cose con calma, faccio anche più velocemente. Invece no, sono zoppo. Sta gamba di merda. E quindi devo soffrire in silenzio. E poi devo stare sempre in una posizione sola per tenere la gamba distesa. E
E quindi devo anche tenere sto cazzo di cuscino dietro la schiena, che in realtà è comodo. Però lo devo tenere. Allora, riprendiamo. Allora, quando va di qua no. Perché non ce la faccio, poi l'unico punto di salvezza è questo. Quindi devo far così. Oh, fanculo. Ah, ma aspetta un attimo. No. Lo potrei portare giù. Per prendere quell'affare là. No, no. Di poco. Sì, ma io non lo voglio prendere quell'affare là, e no, cioè è difficile. Beh, lo potrei lasciare anche lì, sai. Ah no, mi serve come piattaforma, merda. Così dovrebbe andare. Perché io da lì devo saltarla sopra. Fanculo. Vediamo subito. Ok. Abbastanza scialla, dai. Dai, 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 dai. Merda, devo centrare il buchino. Facile. Non c'è niente qua. Forse devo soltanto risalire. Aia. Ok. Oh. Dove cazzo sono caduto? Porca puttana, che paura! Mi è venuto un infarto, Cristo. Allora, controlliamo comunque un pochettino qua intorno, che non si sa mai. Perché ci sono delle cassette? Sono nella cisterna. Ma sono nella cisterna.
Ho capito. Ho capito, devo colpirlo al momento giusto. Perché lo fa subito. È istantaneo. Aspetta. Vedi. Vedi. Le leggi della fisica in teoria spiegano che dovrebbe saltare di là. Ma che genio! E ora? Ok, non mi ricordavo dove era il buchino. Mission complete. Andiamo a farlo. Noi. Io qua posso continuare finché non mi vengono a rompere le balle o finché non mi rompo io le balle. Ma io non mi sto rompendo le balle, mi sta piacendo. Non è pesante, potrei anche continuare finché non devo andare a fare a cenare. E posso fare anche tutto il gioco, guarda. Per me non c'è problema. Ok, io devo andare là. Cosa c'è però in fondo? C'è un pulsante là, aspetta. Aspetta, che mi potrebbe servire. Sono le 6. Sono quasi le 6, mancano 6 minuti alle 6. C'ho tempo 2 ore, 2 ore e mezza ancora. Sì, lo finiamo, raga. Lo finiamo tutto in un giro. Lo finiamo tutto adesso. Adesso modifico anche il titolo, sai? Modifico anche il titolo. Se l'applicazione non crasha, lo facciamo tutto adesso, senza problemi. E poi magari monto le orette, cioè, per non stare a mettere un gameplay intero, monto per ogni ora. Ok, ma vate che faccenda. Allora, adesso c'è un'idea dietro. Dovrò usarli entrambi. Devo capire come farlo, però. Non è servito. L'ho capito subito. Là? Beh, di questa zona qua sicuramente non ci saranno altre. Ah, devo togliere le cariche termostatiche. Che cazzo sono queste, madonna? Madonna. Ok, ho
Si va. C'è tanta gente qua però. Stanno dormendo. Ok. Sta cosa qua che cazzo mi serve? Perché dall'altro lato non l'ho visto. Cazzo. Piante con quel muletto che cadono. Bambino di merda continua a guardare. Oh, vai via, chiudi tutto. Bravo. Io non mi muovo finché non si chiude. Vabbè, andiamo. Ma guardate che roba. Non sento più rumore. Ma non sento più niente, che cazzo è successo? Qua, qui, forse, forse, anche se non ne sono sicuro perché, che cazzo devo farci con questo? Ho capito, aspettate, ho capito. Almeno credo, faccio così. Aspetta un po'. Così, lo metto qua. Così, faccio così. Poi tiro sull'acqua. Al massimo, così almeno la fare la cade. E ora che va giù, io posso fare così. E così va bene. Salgo. E voilà! L'acquetta mi condurrà alla retta via, cioè all'uscita. Però che schifo è, non sento un cazzo. Non sento neanche i miei passi. Oh, ora sì che li sento. Meno male. Ok. Ok, là sopra non posso salire. Continuate qua, non serve a niente. Ok, ora devo andare soltanto sotto.
cazzo fanno? Andatevene. Ok. Ah, ma c'è una leva lì. Ah, mi seguono anche senza congegno? Grandissimi. Chissà perché. In effetti chissà perché. Aspè! Aspè! Ho capito, ci sono arrivato. Ci sono arrivato tardi. Vabbè. Perché ora l'acqua qua è su e io non ci arrivo. Però se posso tirare giù di nuovo la cosa. Quella là è una gamba che si muove da sola. Però io. Quella là la posso tirare giù. Quindi se adesso loro mi lanciano. Io la ritiro giù l'acqua. Da là posso saltare su e poi posso cadere e cliccare il pulsante e mi aprirà la porta. Perfetto. Perfetto, pulito. Ma vedi, oh. Vedi. Le cose arrivano pian piano. Ci vuole un po' di pazienza. Eccoci qua, nell'acquetta. Perfetto. Ma ora tutti mi seguono? Oddio. Ho un'armata. Ma questo è un ospedale? No! Ho paura, sono morto. No, no! Perché è caduto? Perché si è buttato giù? E io volevo far quello, volevo fare. Aspetta un attimo. Ah, giusto! Mi hanno buttato giù!
Mi hanno buttato giù. Non ci ho pensato. Ma io sono stupido, l'ho fatto prima. Ma porca puttana Eva. No. Mi dispiace. No, il mio esercito. Questa però è l'immagine di... È l'immagine della copertina questa. Stai scappando? Stanno scappando? Ah, però adesso che sono caduti... Ah, sì, giusto, adesso posso buttarmi. Però prendetemi! Porca puttana. Mi dispiace abbandonarli, però. Mi hanno dato una mano, sono gentili, sono comandati. Ah, ecco. No? Ah, sì. No. Sarebbe stato divertente però vedere uno di loro cadere di là. Sarebbe stato veramente divertente. C'è un qualche modo allora. C'è un buchino magari là sopra. Ah, di là forse. Oh sì. Venite a me, amici. Venite a me. Andiamo. Forza e coraggio. Andremo a riprenderci la nostra libertà. Qualsiasi essa sia, cioè, se eravamo veramente liberi, non lo so. Il bambino del futuro abbiamo qui. Il bambino sacro abbiamo. Il piccolo Buddha. Abbiamo il piccolo Buddha. Cioè, musica importante, mistica. Quindi vuol dire che... Quello là come fa a sollevarlo che non ha le braccia? O ce le ha? Non lo vede. Aia, porca puttana. Stanno chiudendo le porte là? Perché? Che cazzo è successo? Però stanno uscendo. O stanno entrando. Non so. Ho sbagliato, ho sbagliato. Però abbandonarli così mi dispiace, dai. Questi qua non erano neanche controllati dall'elmetto. Venivano con me. Cioè, proprio mi seguivano. C'era una sigaretta lì accesa. Bastardi. La gente sta correndo via, però non capisco. Oh, Madonna mia. Oh. Orco 2! Non mi vuole prendere, eh? Oh. Che stanno andando a guardare, scusami. Ma voglio vedere anch'io, voglio vedere, oh. Niente, a me non me lo fanno vedere, porca puttana. Bastardi, oh, ma perché? Grazie.
C'è qualcosa là dentro. No, perché stanno guardando tutti là dentro. Quella là dovrebbe essere la stessa zona che guardavano gli altri. Vabbè, a quanto pare non è importante per la trama. Che poi trama? Non me l'ha spiegato un cazzo. Cioè, io in teoria sono un bambino che sta fuggendo da... Forse fanno degli... Allora, forse stavano facendo degli esperimenti in questa fabbrica qui. Stanno facendo degli esperimenti particolari sulle persone. E quindi quelli lì che ci stavano cacciando all'inizio, ci stavano cacciando perché volevano portarci qui e renderci schiavi come questi altri tipi qui. In modo da farci gli esperimenti che stanno facendo. E quindi invece noi no, siamo riusciti a scappare, ma ci siamo comunque infilati qua dentro. Forse perché essendo dei bambini siamo scappati comunque nella direzione opposta e ci siamo rifugiati in un posto che non dovevamo, dove non dovevamo andare tecnicamente, perché infatti lui si nasconde da tutti gli adulti. Però io non riesco a capire che cazzo... Forse la roba che c'è dentro quella cisterna laggiù è il punto focale dell'esperimento, cioè quello che volevano creare. Forse l'hanno creato. Ecco perché correvano forse, perché hanno annunciato che quello che hanno creato è vivo forse, oppure che poi vivo magari è una macchina, cioè però non so io che cazzo può... Però io non so cosa potrebbe essere, cioè potrebbe essere un essere vivente come... Potrebbe essere un essere vivente come una macchina, però essendo in una capsula, cioè... Cioè, essendo in una... in un'area riservata, cioè messa chiusa... Orca troia! Ma mi ha completamente denudato! Ma era piena d'acqua? Cazzo. Ma sono io. Ah, non devo farlo? Perché? Mi stanno dicendo di non fa... Che cazzo è sta merda? È una matassa di persone. Non riesco a strapparlo via questo. Non riesco a strapparlo via. Questi invece posso strapparli via. Perde sangue però. Ah, perché c'aveva uno spuntone. Oh, eh. Oh, oh, no! Mi ha inglobato! Raga? Raga? Quindi io sono... Beh, tecnicamente non è tanto strano. Perché prima mi seguivano. Mi seguivano comunque senza l'elmetto. Quindi, essendo entrato io, probabilmente sono una forza dominante, una roba del genere. Questa matassa di persone, dopo avermi inglobato, io posso controllarla. Oh, santa la Madonna, che schifo, ragazzi. Però ora tecnicamente ho la forza per tirare via questo coso. Oh, santa la Madonna.
Oh mio Dio. Oh Dio. Ma stai scherzando? Che figata! Oh porca puttana, oh! Ma guarda che... Madonna mia. È inquietante e disgustoso, ma è troppo figo. Ma devo tornare tutto indietro adesso, scusami. Non penso che funzioni, Ciccio. Oh Madonna. Beh, sì, è vero, non so neanche quante persone ci siano qui, quindi, cioè, ci sta che abbia sta forza. Però, Cristo santo. Ma le posso inglobare dentro di me? No, non le posso inglobare. Però mi seguono. Quello lì è un pezzo mio? Aspetta. No, non posso riprendermelo il pezzo mio. Guarda le zampette! Non ci credo, mi sollevano! Madonna mia! Buongiorno! Buondì! Salve, mi chiamo Blob. Ma è la strada giusta questa? Io non lo so. Aspetta un po'. Vediamo dall'altra parte. Sa che è di qua la strada giusta, c'è la luce. Aspetta un po', vediamo un attimo. Se spacco il muro. Vabbè, controlliamo di là prima, poi vediamo un attimo. Voglio vedere cosa c'è, sono curioso. Sono una bestia comunque, cioè adesso non è che mi. Non mi trattiene niente. Cosa ci ho risolto io? Oh Madonna! Ah, ok. Mamma mia. Mi chiamo Bob, sono un ammasso informe di persone. Giorno, avevo fame. La mensa, minchia. No, ok, allora continuiamo. Che poi se ogni tanto si imbelina, è bellissimo perché ogni tanto lo vedi che proprio si imbelina da solo. Perché tutte quelle gambe lì. Oh, buongiorno, lei è il direttore? Venga un po' qua. Oh santa la Madonna, aspetta, mi pulisco. Sì, però devi pulirti, amico mio, cioè. Non voglio avere cervella umane nel corpo. Guarda te, beh. Aspetta un attimo. Ma lì c'è una persona che sta penzolando. No, poverino. Oh santo Dio. Ma questo gioco è fotonico, raga, però.
Questo gioco è fotonico, cioè la parte finale poi è qualcosa che merita un bordello. Cioè con questo, con questa collaborazione di un mostro disumano che è. No! No, non mi divorerete! Mi sono fatto spaventare dai cani, anche se non avrei dovuto, perché comunque io posso prendere il legno e spostarlo laggiù. Ma non ho capito, mi sta mangiando? Non regge il suo stesso peso. Guarda però con questa illuminazione come cazzo è immenso. Ok, ce l'ha fatta. Però guarda tutti come mi seguono, estasiati da quello che ho combinato. Cioè, guardate che roba. Quelli laggiù. È una bella rincorsa. Vai! Ah no, deve aprire la porta quel. Ah, ecco cosa mi serve quel tipo. Devo star qua giù così lui va. Apre la porta. Vai, vai, con calma. Mi ha aperto la porta per me. No, aspetta, non ci credo. No, no, no. Mi ha fatto il segno di andare. Raga, ma ha seriamente fatto il segno di andare. Cioè, mi vuole far uscire. E se io non ci volessi entrare là dentro? Ah, mi stanno facendo andare via per... perché sono un esperimento fallito? O perché vogliono vedere dove riesco ad arrivare. Aia. Ah, là sopra forse. Complicatino però muovere sta bestia, disumana. Sta bestia è in forma più che altro. Bellissimo, come proteggono una cosa. Non mi devo buttare. Forse devo prendere quell'affare laggiù. Ci
C'era il simbolo del fuoco, quindi è infiammabile quell'affare laggiù. Devo fare qualcosa con questo. Dov'è la cassa? Eccola qua. Non prende fuoco prima, no? Tanto questi qua salvano tutto in automatico, cioè non, lo manterranno al sicuro. Oh, mi sono tolto almeno... Oh mio Dio, no, no, non me lo dire. Ma fa giochi di prestigio sti cosi. Cioè sto coso, che sti cosi. Guarda come mi guardano tutti. Che non si brucia poi. Secondo... Sì, in realtà sta soffrendo in realtà parecchio anche. Via. Questa si apre? Sì. Fammi controllare una cosa, scusami. No, non c'è niente, ok. Boh. No, aspetta, giù. Ma seriamente, sti qua stanno cercando di darmi una mano, cioè... Cioè, ma mi sta dando veramente una mano tutti? Forse perché hanno finalmente creato l'essere che volevano creare. Ma se uno cade dentro a questo coso? E come lo attivo io quello? Io non ci posso credere, raga. Cioè, mi stanno dando una mano sul serio, ma che cazzo è sta gente? Vogliono vedermi uscire, vogliono vedermi nel mondo esterno, io non lo so. C'è qualcosa di brutto laggiù. Sono persone, sono quelle, oh.
Adesso si apre quella botola lì, beh. Quello era ovvio. Cioè, scusami, no. Ah no. Ok. Questo forse? Beh, mi sono liberato. Ma cos'è? Hanno provato a rinchiudermi da qualche parte? La luce. La luce del mondo esterno, questa in teoria, no? Chissà com'è proprio sentirsi una cosa così gigantesca, molliccia, con tante braccia. Sono esperienze orribili da fare, raga, però... Che è morto. E quindi? No. No. Oh. No. Oh. Dai, ma si sta muovendo. Alzati, dai. Che cazzo è successo? Oh. Così? Ma che cazzo? E quindi? Scusami, cosa è successo? È morto? Cadendo da lì si è fatto male ed è morto? Cioè, non, il bambino è morto? Non ho capito. Finale veramente strano, raga. Ah, io non riesco a capire proprio. Scusate solo un secondo. Ci
sono più i titoli però, aspetta, magari hanno niente. Qui riparte? Non ho capito. Anche perché, raga, comunque, come si chiama? Limbo aveva un finale abbastanza aperto, possiamo dire. Cioè che sì, oltre a tutto il casino, le varie cose assurde che ha il gioco e tutto, Limbo perlomeno alla fine ti può far capire che almeno c'è un... come si dice? C'è un finale abbastanza, penso, decente, perché alla fine comunque di Limbo, con il personaggio noi incontriamo la bambina. E incontrando la bambina ti finisce lì e lì puoi dire ok, è finito in un certo modo. Ma io non capisco questa roba qua, cioè questo ammasso disgustoso di persone. È stato creato da questi scienziati qua utilizzando corpi di quelle persone lì che prendevano. Però, perché? Perché volevano creare un essere potente, un essere unico, un essere speciale. Che ne so, la successiva evoluzione dell'uomo. Io non lo so che cazzo volevano fare. Non ti spiegano niente, qui non c'è un foglietto, non c'è quello, non c'è quell'altro, non sai. Tu arrivi, ti trovi sta matassa qui che poi ti assorbe e tu distruggi tutto. Che poi non è che dura poco, è la cosa della matassa, cioè da qua sono abbastanza un paio di cose, eh. È anche bello lungo. Quindi, raga, io sinceramente non lo so come cazzo è la lore, io non la conosco. Sinceramente è un bel gioco, è carino, perché ti mette comunque in inquietudine, ti mette alla prova, è un po' come Limbo anche. Limbo è un pochettino più complicato perché ci sono tutti gli enigmi con gravità e cose eccetera. Questo qua è terra a terra, è normale. Beh, tranne il fatto che poi respiri sott'acqua e ci sono quei meccanismi che controllano le altre persone. Però ognuno ha il suo modo. E secondo me anche questo qua è un similare di Limbo, cioè che sei bloccato in un loop infinito del tuo incubo e quindi sei bloccato a questo. E lui ora sta ripetendo le cose. Quindi alla fine, io poi non so, magari c'è un altro finale, eh? Io non penso. Cioè, me l'andrò a cercare, raga. Andrò a cercarmelo anche perché sono sinceramente incuriosito da questa trama qua. Perché vorrei capire che cazzo è sta matassa qua. E anche quella di Limbo, sono sinceramente curioso. Anche di vedere se ci sono più finali o una roba del genere. Comunque niente, raga. Io ovviamente non li farò, raga. Io perché non c'ho sbatta, c'ho roba da fare. Prima mi libero delle cose veloci, meglio è. Comunque, raga, niente, io concludo qua tutto, la serie. Io vi ringrazio tutti voi di essere passati. Spero che vi sia piaciuta, che la serie vi sia piaciuta. E vi do appuntamento alla prossima con una nuova serie che porterò. Ciao a tutti, raga, e alla prossima.